Ed eccoci ritrovati. Naturalmente ringrazio Carlo Rinaldi per il suo intervento, nel quale è stato messo in luce proprio il mercato del lavoro post-pandemia e da cui partiremo per addentrarci adesso nel vivo dei lavori di questa giornata con la prima tavola rotonda. E lo leggete in sovrimpressione, cominciamo a parlare delle sfide per i professionisti delle risorse umane, che sono assolutamente degli attori fondamentali nello scenario post-pandemia che si è profilato. Naturalmente sono cambiati i modelli organizzativi, è profondamente cambiato il modo di lavorare proprio per l'emergenza legata alla pandemia, e i direttori HR, le direzioni HR hanno giocato un ruolo veramente molto molto delicato, perché hanno dovuto intanto gestire i rapporti con tutti i collaboratori, i lavoratori a distanza, proprio per la distanza legata al momento di emergenza, e hanno dovuto tenere alta la motivazione, che è un qualcosa da cui non si può prescindere. Naturalmente adesso il loro ruolo sarà quello di consolidare questo nuovo modo di rapportarsi con chi lavora tutti i giorni, e quindi di rendere più strutturale quello che è stato posizionato e quello che è stato sistemato nel momento emergenziale. Noi parleremo di questo. Naturalmente parleremo anche di sicurezza del lavoro, perché è un altro tema fondamentale da cui vogliamo partire, e cercheremo di capire come è stata affrontata questa fase e come soprattutto verrà affrontata la fase che stiamo già vivendo e che sarà legata al futuro. Allora, io intanto saluto gli ospiti che ne parleranno con me: Deborah Bernuzzo, HR Digital Innovation Director, Prysmian Group. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Elisabetta Maiocchi, Head of HR CI Microelettronica. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E do il benvenuto anche a Adriano Tartaglia, direttore risorse umane Ferrarelle. Buongiorno, grazie. Grazie a voi per essere qui. Allora, una domanda per tutte e tre per rompere un po' il ghiaccio, perché vi chiederei se vi ritrovate un po' nella premessa che è stata fatta, e quindi in quello che è stato elencato, e vi chiederei di raccontarci proprio come avete vissuto il biennio 2020-2021 e quali scenari intravedete per il 2022, quello che dicevamo poco fa. Allora, io partirei da Deborah Bernuzzo. A lei, Deborah. Beh, allora, il 2020 è stato sicuramente un anno di disruption, no? Per tutti quanti. Ci siamo trovati in effetti in pochissime ore a dover prendere delle decisioni importanti che riguardavano, diciamo, tutta la nostra popolazione, i nostri employee, e decisioni che ovviamente riguardavano da un lato la loro sicurezza, la loro salute, ma dall'altra anche era necessario dare comunque un segnale di continuità in quello che stavamo facendo. E quindi cosa è successo? Essendo tra l'altro noi un gruppo multinazionale in Italia, siamo stati tra i primi ad essere colpiti da questa, diciamo, fortemente da questa pandemia, e da subito, nel weekend, in cui è successo un po' il tutto, abbiamo immediatamente messo tutte le nostre persone in modalità di lavoro smart. Questo ovviamente è stato possibile per tutti coloro che potevano fare un lavoro di ufficio e che quindi potevano muovere la loro attività lavorativa dall'ufficio ad un'altra location, ma questo è stato soprattutto possibile per il fatto che fortunatamente quando abbiamo inaugurato il nuovo headquarter nel 2016 eravamo dotati tutti di PC portatili, quindi diciamo il passaggio sostanzialmente tra l'ufficio e la casa è stato immediato. Sull'esperienza italiana ovviamente poi abbiamo immediatamente, diciamo, preallertato tutti i nostri altri paesi che abbiamo in giro per il mondo, in modo tale che anche loro iniziassero a dotarsi, diciamo, di questa tecnologia, in modo tale da poter affrontare questa situazione nel caso in cui la pandemia fosse arrivata da loro. E purtroppo così è stato. Ovviamente la prima cosa che è stata fatta è stata rivedere la priorità degli investimenti che erano stati, diciamo, stanziati per il 2020, in quanto appunto le priorità erano completamente cambiate. Le priorità, come dicevo prima, erano la sicurezza, la salute delle persone e soprattutto, diciamo, dare un segnale di continuità in quello che la nostra azienda stava facendo. Come diceva prima, abbiamo dovuto mantenere, diciamo, l'ingaggio degli employee in una situazione del genere, quindi abbiamo, è vero, rivisto gli investimenti, ma abbiamo cercato di mantenere, diciamo, anche una serie di attività che facevamo anche in presenza. Un esempio su tutti è stata, ad esempio, la nostra Academy, dove abbiamo non cancellato i corsi, ma li abbiamo trasformati in modo tale che potessero essere non più seguiti in presenza perché non era possibile, ma seguiti a questo punto in modalità remota da tutti. Investendo anche nel riformare i trainer, perché ovviamente cambia l'approccio tra il gestire un corso in presenza piuttosto che farlo in virtuale e con, diciamo, Certo. con strumenti diversi.
Nello stesso momento, tra l'altro, eravamo partiti con un processo, con un progetto di trasformazione digitale. Avevamo paura che venisse, diciamo, bloccato vista la situazione, ma invece, come dire, la pandemia ha dato una sorta di boost a questo progetto, perché ci siamo resi conto quanto fosse, diciamo, indispensabile andare avanti proprio in, per sopperire a situazioni proprio come questa. Però un punto importante è il fatto che noi siamo un gruppo manifatturiero, quindi 2/3 della nostra popolazione sono fatte da operai, e come sappiamo, diciamo, loro, col fatto che comunque le nostre fabbriche, fortunatamente, se non in brevissimi periodi, sono rimaste aperte, hanno continuato, diciamo, a lavorare. Quindi sono stati il vero motore, diciamo, del nostro gruppo, della nostra azienda in questo momento delicato. E quindi la priorità è stata su di loro, ed è stata appunto quella di metterli in totale sicurezza nel loro lavoro quotidiano. Quindi abbiamo attivato un protocollo sanitario fatto di triage, sierologici e tamponi per continuare a monitorare la loro situazione di salute. Abbiamo messo in piedi tutta una serie di azioni all'interno degli stabilimenti per garantire le distanze necessarie, e li abbiamo ovviamente dotati immediatamente di tutti, diciamo, dispositivi necessari per garantire la loro sicurezza. Certo. Quindi loro sicuramente hanno svolto un ruolo chiave nel mantenere veramente la continuità di questa azienda. Certo. Che dire, sicuramente il 2022 andremo avanti, diciamo, in questa direzione. Cioè, tutto quello che è stato fatto di positivo durante questi 2 anni, sicuramente qualcosa che non possiamo perdere, e che, diciamo, incentiveremo e lavoreremo proprio per continuare verso, diciamo, queste sfide che ci sono state, diciamo, presentate in questi 2 anni, perché è fondamentale, ad esempio, continuare a investire su quello che è il lavoro ibrido, in cui di fatto adesso molti di noi stanno vivendo la loro attività lavorativa. E infatti, bisogna consolidare quello che è stato, diciamo, organizzato nell'emergenza, peraltro con diverse strategie, intanto legate al fatto che si è lavorato da remoto, ma anche legati proprio alle esigenze singole delle persone che poi si sono trovati di fronte a questa nuova situazione, no? Quindi sicuramente un rapporto molto delicato, e poi ibrido, perché anche oggi, comunque, al di là del fatto che abbiamo ripreso un po' le normali attività, però ci troviamo di fronte a un modello di lavoro, appunto, ibrido, fatto da postazioni in ufficio e da postazioni invece da remoto, e bisogna amalgamare bene le questioni. Grazie intanto a Deborah. Elisabetta, arrivo da lei con la stessa domanda per mettere anche a confronto le diverse esperienze. Sì, allora, io mi ritrovo molto nelle parole comunque di Deborah, perché anche noi siamo una realtà manifatturiera, quindi anche noi abbiamo avuto diverse sfide. In particolare le sfide sono state, di due tipi. Allora, io faccio una premessa: noi avevamo già sentito molto l'impatto del coronavirus ancora prima del mese di febbraio, perché lavorando con la Cina, lavorando appunto con l'Asia, già c'erano prima del febbraio 2020 diversi alert sulla logistica, sulla parte trasporti, problemi anche perché alcune fiere di settore che si svolgevano appunto nella zona Asia-Pacifica erano state proprio cancellate, no? E noi eravamo abbastanza turbati, solo che sembrava che il problema, come sempre, riguardasse qualcun altro, no? Sembrava effettivamente qualcosa di molto lontano, ci eravamo rassegnati che una fetta di mondo probabilmente sarebbe stata esclusa da alcune attività per un periodo, però quasi come se noi non fossimo parte, no, di questo tipo di problema. Chiaramente non appena poi il famoso 20 febbraio abbiamo dovuto mandare a casa le prime persone di Codogno, abbiamo capito che la situazione evolveva verso il peggio, e quindi abbiamo iniziato un'attività di riorganizzazione abbastanza impegnativa, perché è come se noi avessimo avuto 3 aziende, no? Nel senso che c'era un mondo che poteva comunque svolgere lo smart working. Anche qui la conversione non è stata particolarmente complessa, proprio anche perché lavorando con grandi operatori della telefonia, la rete è stata comunque ampliata e resa disponibile per svolgere l'attività di smart working. Avevamo comunque una serie di PC portatili, e quindi
come dire, la riconversione è avvenuta abbastanza rapidamente. Però poi c'è stato un'altra parte dell'azienda, che era appunto l'area produttiva, che non ha mai chiuso, e quindi abbiamo dovuto magari ampliare, riorganizzare le turnazioni in modo da garantire una sicurezza e quindi evitare che ci fosse un numero troppo elevato di persone all'interno proprio dell'area manifatturiera. La terza parte è stata un po' una parte che forse definisco ibrida, perché diciamo che alcune aree che erano aree impiegatizie, quindi non adibite a turni, sono state diciamo in realtà riorganizzate con le turnazioni, no? Proprio per consentire appunto di avere più spazi e quindi evitare che le persone si incontrassero. Quindi il nostro ruolo di HR è stato un ruolo veramente molto organizzativo, molto di, come posso dire, presenza al fine di poter gestire tutte le varie problematiche e poi anche far fronte a quelli che erano i vari decreti, no? Perché comunque ricordo che c'è stato un momento anche abbastanza importante per quanto riguarda gli spostamenti, perché comunque mai come in quel momento ci eravamo accorti che avevamo così tante persone che arrivavano dalle fuori regioni, no? E quindi c'è stato anche questo tipo di passaggio. Sicuramente finita questa fase più organizzativa e quindi impostato questo tipo di modello, l'altro passaggio importante è stato quello di riattivare le energie e di come dire, cogliere il meglio che comunque questo tipo di pandemia aveva portato, e questo ci ha permesso di accedere a un progetto molto importante, che è stato quello del Fondo Nuove Competenze, come dire, ha portato a svolgere un'attività formativa e quindi di riconversione nella logica upskilling e reskilling per 750 persone. Progetto molto importante che comunque ha riattivato quelle che erano delle energie positive, no? Volte allo sviluppo, e chiaramente anche con una riconversione poi delle attività di training che normalmente venivano svolte in aula online, cercando comunque di andare a colpire tutta la popolazione aziendale, e per coloro che magari invece non potevano svolgere questa attività online sono state previste delle mini aule, no? Diciamo sempre con come dire, le disposizioni anti-Covid presenti, in modo da consentire a tutti di poter accedere a queste attività di training previste appunto da questo fondo. Ok, ecco, questo è un po' il quadro, assolutamente. Questa è una prima domanda un po' più ampia, però è doverosa proprio per intanto mettere a confronto le tre esperienze dei nostri tre relatori, ma anche per capire un po' qual è il filo conduttore che lega il periodo pre e il periodo post, che è già iniziato ma che insomma poi deve ancora diventare vero e proprio post pandemia. Allora, Adriano Tartaglia, a lei la stessa domanda. Abbiamo aggiunto dei tasselli ovviamente con le parole di Elisabetta Maiocchi, presenza per gestire le varie problematiche, prima io le ho definite un po' le varie esigenze delle persone addirittura, e questo è molto interessante. Elisabetta ci ha raccontato come è come se avesse dovuto far fronte a diverse aziende, non a una sola, proprio per tutta questa differenziazione di esigenze e di problematiche. Però sentiamo lei, Adriano. Sì, innanzitutto diciamo che Ferrarelle fa parte del comparto alimentare, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare innanzitutto durante questo periodo, perché molte aziende, come ci ricordiamo, invece hanno dovuto chiudere. E tra l'altro Ferrarelle è un'azienda media italiana, ma con una complessità sia territoriale sia dovuta al fatto che abbiamo diversi stabilimenti nelle varie regioni, e abbiamo visto anche dal punto di vista epidemico diciamo un movimento eterogeneo, no, dell'epidemia a seconda delle varie fasi. Quello che secondo me ha funzionato all'interno della nostra azienda è stato il modello comitato, che è una disposizione normativa di uno dei primi, no, dei primi decreti
governo, secondo me, posta in modo molto efficace, almeno noi l'abbiamo tradotta in questo modo all'interno dell'azienda, perché per ogni sito, per ogni, diciamo, sito dell'azienda abbiamo costituito dei comitati anti-Covid composti da responsabili sicurezza, HR, medici competenti, rappresentanti dei lavoratori, ed è lì che si è fatto il grandissimo lavoro di innanzitutto recepire le esigenze che a vario titolo venivano dai lavoratori, ma anche di dare delle risposte che non erano dei singoli, ma erano anche tempestive ed organizzate per le varie competenze. E per la nostra esperienza il modello comitato ha funzionato molto. Sì. Quello che stiamo vivendo, io non riesco ad immaginarlo con immagini, molti parlavano del new normal, no? Io non riesco a vedere una nuova foto, una nuova normalità, una nuova stabilità domani. Quindi la variabilità del contesti anche sociali, non solo aziendali, è ciò che noi dovremmo gestire domani. Okay. Questo non si può che fare col modello comitato, cioè col modello, secondo noi, del dialogo, dell'ascolto e della gestione puntuale delle diverse esigenze che in modo eterogeneo vengono dall'organizzazione. L'ultimo tema che, ascoltando anche i colleghi, mi sento di poter citare perché è un tema fondamentale, è il tema del senso, no, del lavoro, perché la parola normalità, secondo me, in contrapposizione con la precarietà e un po' la vulnerabilità che socialmente, quindi le persone che lavorano nelle organizzazioni sentono, ecco, questo, e quindi motivazione. Tenere alta la motivazione. Come facciamo in un momento così, dove le persone si sentono vulnerabili e così precarie, no? Anche socialmente? Noi abbiamo cercato di rispondere a questa esigenza guardando un po' più lontano. Ecco, questo è il grande sforzo che l'azienda deve fare. La vulnerabilità ti porta a dare risposte ad oggi, perché si guarda. L'obiettivo è guardare anche lontano, e quindi in un periodo di pandemia siamo stati un po' strabici, abbiamo pensato anche al piano strategico, abbiamo pensato al futuro, alla formazione manageriale e a mettere in piedi una serie di attività di aggregazione e formative e di comunicazione che dessero il senso dell'unità. Ecco, questo penso che è quello che abbiamo fatto. Questo è un tema importante che peraltro adesso mi fa collegare anche a un'altra domanda che volevo farvi. Come detto, questa prima era un po' di introduzione più ampia, adesso cerchiamo di andare mirati per far capire anche i punti fondamentali che in qualche modo tenete sempre a mente voi per primi, per poi ovviamente portarli a chi lavora, a partire dal fatto che bisogna tenere alta la motivazione, ma soprattutto c'è un altro tema. Adesso io mi vorrei rivolgere a Deborah e Adriano, perché lavorate entrambi in aziende di grandi dimensioni, no? Quindi tenere alta la motivazione, l'abbiamo detto da una parte. In queste aziende di grandi dimensioni ci sono dipartimenti, cioè convivono dipartimenti molto diversi tra di loro. Abbiamo già detto che il lavoro è in continua evoluzione. Accanto alla motivazione che deve, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, ma è importante, che deve essere tenuta alta, bisogna garantire la flessibilità lavorativa, però bisogna nello stesso tempo essere sicuri che gli obiettivi vengano raggiunti, cioè che questo non crei una penalità, no? Nei confronti degli obiettivi e delle strategie aziendali. Vi chiedo come in qualche modo è possibile far combaciare questi due aspetti. Allora, Deborah Bernuzzo, a lei. Allora, sì, faccio una premessa su come in questo momento noi stiamo gestendo, diciamo, l'attività qua a Milano, ma che di fatto riflette abbastanza un po' tutti i siti che abbiamo nel mondo. Noi in questo momento stiamo adottando una sorta di, come dicevo prima, no? di lavoro ibrido, nel senso che stiamo alternando una settimana di lavoro qua in sede, in ufficio, con una settimana di smart working. Questo per
ovviamente non avere la totalità delle persone all'interno del building e comunque per garantire sempre ovviamente la sicurezza delle persone che si trovano in ufficio in quel momento. Questo risponde sostanzialmente alle esigenze da un lato di voler ritornare ad un'attività lavorativa tra virgolette normale, quindi fatta di confronti, di dialoghi, di rapporti con i nostri colleghi, ma dall'altra anche di poter mantenere comunque la flessibilità che in questi anni, in questi mesi, si è creata con questo utilizzo abbastanza spinto dello smart working. Ovviamente poi è vero che dobbiamo fare in modo che gli obiettivi che ci siamo disegnati vengano mantenuti, indipendentemente da dove stiamo lavorando, cioè se siamo in ufficio o se siamo a casa o in qualunque altra location. Devo dire che uno dei nostri, valori del nostro gruppo è il trust. È stato messo fortemente sotto stress durante questo periodo, no? Perché un conto è dirlo, un conto poi effettivamente agire in modo che abbiamo il trust delle nostre persone. Quindi come abbiamo fatto? Sicuramente la definizione di obiettivi chiari e condivisi all'interno di un team, di un'organizzazione o assegnati comunque alla singola persona è sicuramente fondamentale. Quindi bisogna aver chiaro che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo arrivare. E poi ovviamente abbiamo aiutato il dialogo, la collaborazione tra le persone situate ovviamente in location diverse tramite strumenti, anche in questo caso tecnologici, di collaborazione e di comunicazione, che hanno comunque consentito di mantenere appunto un rapporto lavorativo con le persone, con il team. In questo stiamo anche lavorando, abbiamo lanciato da poco un'iniziativa proprio per rendere quanto più possibile fluido il lavoro ibrido. Questo perché quando eravamo tutti in remoto era tra virgolette più semplice. Ora che una parte della popolazione è in ufficio e una parte della popolazione lavora da casa, in base appunto a questa alternanza di settimane, il rischio è che a volte non si utilizzino lo strumento in modo giusto o si adoperino dei comportamenti che non permettano di rendere la collaborazione o i meeting fluidi. Quindi stiamo proprio lavorando per cercare, dove sono le chiavi per poter consentire questo lavoro ibrido e di poter incentivare quanto più possibile, in un modo però sano, questo tipo di attività anche domani. Certo, assolutamente. Beh, l'ibrido infatti è più difficile da gestire proprio per questo motivo, no? Anche perché poi c'è l'alternanza addirittura, chiaramente non è che c'è sempre una fetta di popolazione che lavora da casa e un'altra che lavora in ufficio, bisogna proprio dosare bene le questioni. Allora, do subito la parola a lei, Adriano, stessa sollecitazione. Ok, allora, io non ho, noi non abbiamo una soluzione, ecco. Quello che al contrario stiamo facendo è capire qual è la migliore soluzione, perché davvero si vive in una, semplificando, una dicotomia tra flessibilità e organizzazione. L'obiettivo è fondere queste due parole, non tenerle distanti. Faccio degli esempi concreti, molto concreti, perché poi c'è un tema sensibile, parlo di genitorialità. Sì. Durante la pandemia noi abbiamo delle lavoratrici madri che non avevano, dovevano lavorare, ma non potevano semmai avere il sostegno della babysitter o del welfare pubblico, perché da un lato assenti o dall'altro carenti. E quindi noi dobbiamo dare risposte certe per garantire flessibilità, soprattutto a delle fasce di collaboratori che sono ancora più deboli di altre della generalità in questo momento. Allora siamo riusciti a gestire con il lavoro agile, perché è un modello che noi abbiamo iniziato a sviluppare dal 2017 con digitalizzazione, dematerializzazione e gli strumenti informatici moderni. Resta adesso, cosa che stiamo facendo,
dare un insieme di regole, ecco, a questa gestione. È complicatissimo perché l'eterogeneità delle situazioni, vi ho citato la parte genitoriale che per noi è un valore incredibile. Circa 100.000 donne nel 2020 hanno lasciato il posto Certo. di lavoro per esigenze legate alla famiglia. Vero, verissimo. Noi vorremmo organizzare una serie di risposte in questo momento. Lo stiamo iniziando a fare, quindi con alcune possibilità, ecco, per alcune categorie, soprattutto più colpite in queste situazioni. Ed è sicuramente in divenire. Quindi il modello comitato torna. L'HR è sempre stato abituato, semmai nel passato, in anni più stabili, a vivere di procedure o regole che poi vivevano per 10 anni. Ecco. Adesso Sì. anche i temi di smart working, di flessibilità, secondo me, devono essere affrontati per progetti Sì, assolutamente. e rivisti in modo molto frequente. Sì, con l'evoluzione più veloce a cui abbiamo assistito, ma che dobbiamo mettere ormai in conto, quindi assolutamente non si può fare un programma che resti così a sé stante per troppo tempo. Questo è un altro aspetto veramente interessante. Allora, Elisabetta Maiocchi, altro punto che tenevo subito a inizio giornata di lavori a precisare. Nel corso di questa giornata di lavori parleremo anche del piano normativo, naturalmente, perché si stava parlando di regole, quindi alcune regole arriveranno, però spesso cosa succede? Che in attesa proprio che venga definito un piano normativo e un quadro normativo, le aziende devono in qualche modo anticipare quelli che potrebbero essere i nuovi modelli. E quindi come fare e qual è il vostro approccio rispetto alle politiche del lavoro da questo punto di vista? Che tipo di innovazione, visto che si sta parlando di modelli che si evolvono velocemente, state introducendo in azienda? Allora, dunque, sicuramente non è facile dare questa risposta in maniera così precisa perché siamo ancora comunque in una fase di emergenza, in una fase di evoluzione. Quello che noi stiamo un po' pensando di fare è quello di lavorare su dei contratti di smart working che possano essere eventualmente contratti individuali di smart working, cercando magari di capire quali sono appunto alcuni fabbisogni delle funzioni, perché ripeto, noi non possiamo come dire, generalizzare, no, questo tema su tutta la popolazione aziendale. Quindi stiamo facendo una serie di riflessioni anche di carattere più normativo, legale, no, in questi termini, cercando anche di capire come magari possa essere svolta l'attività senza avere un vincolo e di natura geografica e anche di, come posso dire, di presenza a casa. Ecco, perché comunque la cosa che stiamo un po' riscontrando è che comunque molte persone chiedono anche di svolgere un'attività professionale che non per forza sia a casa, ma che possa essere in un altro luogo. Diciamo, quindi abbiamo visto che alcune persone non sono appunto presenti e vivono vicino all'ufficio, quindi magari possono svolgere la loro mansione direttamente da casa o in un'altra località, piuttosto che stiamo anche cercando di capire come gestire anche da un punto di vista sindacale la tematica, perché sicuramente diciamo, la spinta sindacale secondo noi sarà quella di creare una situazione magari omogenea per tutti, anche se però c'è consapevolezza che questo non si possa fare. Per cui siamo in una fase di riflessione, fase che, come dire, non abbiamo ancora sciolto completamente, proprio perché, essendo in una fase di emergenza, non abbiamo sbloccato tutte le energie, siamo un po' in questa fase di attesa, anche se abbiamo queste idee un po' nel cassetto. Non so se poi arriveremo a questi modelli 2 giorni sì, 3 giorni no. Ci stiamo un po' riflettendo e addirittura ecco l'altra riflessione che stiamo facendo è quella di capire se diciamo l'introduzione magari di un modello di smart working per alcune aree funzionali
porterà a rivedere, a ridisegnare anche quelli che sono gli spazi, diciamo, aziendali. Questo è un po' una riflessione. Certo. E adesso io avrei una domanda per tutti e tre, perché intanto abbiamo ancora un po' di minuti, ma dobbiamo avviarci verso le conclusioni. È una domanda un po' più divertente, se vogliamo, però che nasconde altri aspetti che poi mi auguro che emergeranno ulteriormente nel corso di questa giornata. Facciamo una sorta di parallelismo e immaginiamoci che il vostro lavoro fosse e sia una partita di ping pong. Voi in questo contesto potreste essere definiti un po' gli arbitri, no? Quelli che devono in qualche modo mediare e che si trovano al centro tra i dipendenti da una parte e dall'altra il top management. In questa fase di profonda evoluzione, come vi relazionate con le due parti? Cioè dovete fare un po' sintesi tra quelle che sono le diverse esigenze, a partire anche da ruoli profondamente diversi, soprattutto in alcuni casi. Allora, ripartiamo da Adriano Tartaglia. Parola a lei, Adriano. Ok, diciamo la metafora è davvero difficile, vuole l'esercizio. Allora, io dico che HR, dipendente e top management, devono stare da una stessa parte del tavolo. Quindi la sfida è parlare un linguaggio unico e giocare dalla stessa parte del tavolo. Sì, il top management forse negli anni si è creato, no, questa idea di super partes. L'HR vuole, secondo me, il ruolo è avvicinare, quindi come arbitro, avvicinare tutti e umanizzare tutti. Questa è la sfida dell'arbitro, secondo me. La situazione è comune riportare a un vocabolario comune fatto di umanità, relazione e, aggiungo una parola chiave in questo momento, felicità, è la vera sfida dell'arbitro. No, mi piace, io stavo pensando che poi la figura dell'arbitro è sempre quella un po' più tartassata, no? Quindi poi al di là della delicatezza di saper filtrare le, come dire, le richieste di una parte e dell'altra, bisogna poi riuscire anche a renderle, a riportarle nella maniera più corretta, altrimenti si rischiano dei crash anche, no? di comunicazione, non solo poi, che vanno a ripercuotersi su quella che è la produttività proprio aziendale. Allora, Deborah Bernuzzo, se lei fosse un arbitro, anzi lo è l'arbitro, lo sono. Esatto, perché di fatto stiamo dicendo quello, quindi come vede questo ruolo di arbitro in questo momento? Ma allora io partirei da diciamo un elemento comune che metterei, diciamo, al centro di questa discussione, che è la capacità di gestire il cambiamento. Allora, secondo me stiamo vivendo dei cambiamenti pazzeschi, no? in questi ultimi anni ad una velocità incredibile, e sappiamo che il cambiare spaventa sempre tutti, no? Però se dovessi appunto approcciare sia sulla parte dell'employee, sulla parte del top manager, che poi è, diciamo, parte del lavoro mio quotidiano, quindi sono sempre un po' il trad union tra queste due, diciamo, chiamiamole entità, no? Che in realtà poi, come dice invece Adriano, correttamente devono muoversi tutti verso un unico, diciamo, obiettivo. Parlerei di, appunto, di capacità di gestire il cambiamento. E perché? Perché da un lato l'employee ovviamente deve essere, diciamo, in grado di accettare il cambiamento e deve essere aiutato da noi nel gestire questo cambiamento, con percorsi di upskilling, reskilling, cioè dobbiamo comunque portarlo verso quelli che sono i nuovi modelli operativi o le nuove tecnologie di cui ci dotiamo in azienda. Dall'altra parte dobbiamo invece, tra virgolette, le dico male, ma dobbiamo convincere il top management che è necessario investire tantissimo su, diciamo, questa parte, e quindi è fondamentale il fatto che tutte le nostre persone siano preparate a gestire i cambiamenti, loro compresi. E quindi, secondo me, appunto, il punto di unione tra l'employee e il top management è proprio questo, cioè essere in grado di rispondere a tutte le sfide che ci si stanno presentando in questi mesi.
Ecco, eh beh sì, sono tante e peraltro qualcuna forse non è neanche possibile prevederla, ma è No. questo, esatto, è anche questo il bello della situazione, bisogna essere molto lungimiranti, conferma Deborah in questa fase anche. Assolutamente, assolutamente. E quello che diceva prima anche Adriano, nel senso che comunque non bisogna solo pensare a quello che sta succedendo in questo momento, Eh ma no. dobbiamo mettere le basi proprio per il futuro e trarne ovviamente tutti i benefici che ne possiamo avere da questa Assolutamente, situazione. assolutamente. Elisabetta, sentiamo un po' la strategia del terzo arbitro di questa tavola rotonda. Beh, allora il terzo è sempre più in difficoltà perché non deve ripetere No, quello che hanno esatto, bisogna detto gli altri aggiungere, due, no? Ecco, allora assolutamente. io oltre a ritrovarmi chiaramente nelle parole di Deborah e di Adriano, nella logica di gestione del cambiamento, ho provato un po' a fare una riflessione anche sul fatto che probabilmente dobbiamo cercare di anticipare, no? E di anche cogliere quelle che sono le tendenze, no? Nuove che si affacceranno. Quindi questo tema che dicevate di lungimiranza è molto importante e in qualche modo portare il top management a riflettere che con la pandemia ci sono stati dei profondi cambiamenti nella vita anche privata delle persone, perché io sto notando che le persone sono sempre meno disponibili a cedere, no? Tempo e parte della vita privata per la vita lavorativa. Questo vale sia per le nuove generazioni, ma vale anche per, come dire, tutta una serie di categorie, no? Che prima, ad esempio, Adriano citava, ma non solo, perché sto vedendo che è una tendenza un po' diffusa, no? C'è un po' quello che io ho studiato YOLO Effect, no? Come per dire, si vive una volta sola, quindi non rinuncio più a qualcosa. Ecco. Allora, probabilmente portare a pensare, a riflettere che questo tipo di tendenza non è una tendenza, voglio dire, negativa, è una nuova tendenza che io non mi permetto in questo momento di giudicare, mi pongo in una logica di osservazione e semplicemente colgo che c'è questo tipo di tendenza. In questo momento non sono in grado di dire se sarà così, se è solo un effetto transitorio. Ecco, però portare a riflettere anche, come dire, i nostri referenti, no? I nostri capi, al fatto che questa può essere un'esigenza da cogliere, no? E quindi che dobbiamo mantenere una certa sensibilità su questo tema in questo momento particolare. Poi che cosa accadrà nel futuro lo staremo appunto a vedere e dovremo sempre mantenerci anche aggiornati, pronti a cogliere quelle che sono appunto le nuove sfide e a trasformarle in opportunità positive che chiaramente generano poi anche un valore per le organizzazioni. Esatto, Elisabetta, le chiedo solo che cosa si augura possa emergere soprattutto in questa giornata di lavori e poi vi saluto perché visto che è stata la prima tavola che ha dato il via a tutto, insomma, cosa è bene che emerga subito secondo lei anche per chi ci ascolta? Beh, sicuramente a me interessa molto mantenere la sinergia anche con i colleghi, cogliere quelle che possono essere le diversità, cogliere quelli che sono i confronti, in modo da poter magari avere degli spunti, no? Che possano generare nuove idee e in modo che ognuno possa portare un valore aggiunto alla propria organizzazione, però che sia la somma, ecco, del contributo di tutti. Ok, allora io vi ringrazio perché direi che almeno la base l'abbiamo messa proprio per partire, per continuare in questa giornata di lavori e quindi ringrazio Deborah Bernuzzo, HR Digital Innovation Director Prysmian Group per essere stata con Grazie a me, voi. Elisabetta Maiocchi, Head of HR CIE Microelettronica, grazie naturalmente e grazie a Adriano Tartaglia, Direttore Risorse Umane Ferrarelle. Grazie a voi. Grazie, grazie, è stato un piacere iniziare con voi e adesso andiamo avanti, naturalmente lascio la parola, anzi andiamo avanti con sigle, poi torniamo in studio con un altro nostro ospite, e parleremo di altri aspetti che sono già emersi, ma che approfondiamo sempre di più naturalmente.